Ciao. Giro questo filmato per provare a presentarmi. L'avete capito, sono timida, faccio fatica a parlare davanti a una telecamera. Non mi sono mai presentata, proprio perché mi imbarazzavo. È strano, perché sono abituata a parlare nella mia vita, ho parlato davanti a parecchie mila allievi. Ho fatto una volta il conto, più o meno tra i 9 e i 10.000 allievi ho avuto nella mia vita, tra piccolini delle medie e poi il grosso della mia carriera di insegnante, delle superiori, in genere sempre del triennio, e poi collegi docenti, ho fatto la vicepresidente, insomma sono abituata a parlare con le persone, ma di fronte a una telecamera mi imbarazzo e sono anche molto poco fotogenica. Allora, mi conoscete perché lavoro a maglia, che è un hobby che ho iniziato tanti anni fa, quando ancora avevo il mio lavoro da insegnante e lo svolgevo, e che però adesso ha riempito veramente, mi sta prendendo tantissimo e mi piace tantissimo. L'altro mio interesse è costituito dai libri, ne ho letti un'infinità, anche perché insegniamo letteratura e storia, e ho anche scritto parecchio in vita mia, senza mai pubblicare niente, fino a qualche mese fa, quando ho messo insieme le cose che mi sembravano migliori, le ho pubblicate su Amazon, con un primo risultato, a mio parere, terribile, perché erano zeppi di errori dovuti a un editing che io non so fare, sto anche mettendomi a posto un po' il colletto, che io non so fare, e però piano piano ho imparato. Adesso l'ultimo risultato mi è sembrato quantomeno dignitoso, se non esattamente come lo avrei voluto. E questo libro, che si intitola Omicidio al museo, ne ho pubblicati tre, uno di racconti che ho scritto nel corso degli anni, e un altro che ho scritto quando con i miei allievi per 5-6 anni di seguito abbiamo vinto il premio Novecento indetto dalla regione Piemonte per la storia del Novecento, e abbiamo vinto per un po' di anni un viaggio a Sarajevo. Siamo arrivati in Bosnia il primo anno, erano passati esattamente 10 anni dalla fine della guerra, le tracce della guerra erano evidentissime. È stata un'esperienza, credo, molto formativa per i ragazzi che vi hanno partecipato. Uno addirittura ha scelto poi la carriera militare perché ha capito in quel contesto che la sua strada era quella, ed ha iniziato questa carriera militare che sta portando avanti con grande successo. Oramai è quasi quasi 30, a più di 30 anni anche lui. Niente, mi sono persa, quindi dicevamo Bosnia, Sarajevo. Siamo atterrati il primo anno, siamo atterrati a Mostar perché l'aereo non poteva ancora atterrare a 10 anni dalla fine della guerra all'aeroporto di Sarajevo. E siamo atterrati tra delle fila di carabinieri che ci hanno protetto per tutto il viaggio, e questo è successo in tutti gli anni successivi. Ci hanno protetto per tutto il viaggio, e la pista dove siamo scesi non era ancora completamente sminata, quindi ci hanno fatto un percorso preciso entro il quale dovevamo camminare. È stata un'esperienza bellissima e terribile insieme, e qua la chiudo perché insomma non è questo il contesto. Però l'abbiamo vinto più volte questo premio, quindi siamo tornati per più anni, sono tornata con delle classi diverse, e ogni anno da un lato abbiamo visto il paese che piano piano si riprendeva, dall'altro abbiamo visto anche il paese che piano piano si incattiviva e si impoveriva, e qua chiudiamo questo discorso. Però questo discorso mi ha permesso di scrivere un libro che è appunto Displaced Europe, dove è raccontata una storia d'amore tra due profughi che provengono da realtà diverse,
E però le cose che racconto ovviamente sono romanzate, i personaggi sono inventati, ma le cose che racconto sono vere perché sono il frutto delle testimonianze che abbiamo raccolto e che ho raccolto in Bosnia. Poi da anni cercavo di scrivere un romanzo storico e mi sono resa conto che era troppo, troppo perché richiedeva una dedizione assoluta che io non potevo dare avendo un lavoro, dei figli, insomma, non riuscivo a fare ricerca storica e a scrivere. Però quella ricerca mi è servita, l'ho utilizzata in Omicidio al Museo, e in minima parte in verità, rispetto alla mole di lavoro che ho fatto. Però in Omicidio al Museo mi è tornata utile. E tutte anche lì, tutte le parti storiche sono rigorosamente esatte, corrette, tratte da dei libri. Mi ero anche chiesta se mettere al fondo, come si fa, una bibliografia di riferimento, però poi ho pensato che era un romanzo, ho anche pensato che non l'avrebbe letto nessuno. Cosa che non è accaduta, cioè nonostante gli orrori, perché sono veramente gli orrori, come si dice, di editing, perché io certo non ho presentato il mio foglio Word scritto in quel modo, che sono emersi dal programma di Editor Create di Amazon, tuttavia inspiegabilmente è stato venduto per me molto bene, perché non avrei mai immaginato che tante persone potessero leggere il mio libro. Tant'è che avevo in mente di fare un sequel, e qua arriviamo alla mia conclusione, perché in realtà io amo tantissimo lavorare a maglia e mi piace veramente tanto, mi diverte, mi fa star bene, lo trovo estremamente creativo. Forse ho maneggiato parole per troppi anni, per più di 40 anni, perché dalla prima elementare a quando sono andata in pensione non ho mai smesso di giocare, usare le parole. Forse mi ritornerà questa voglia. Al momento devo essere sincera, non ce l'ho tanto. Ho creato due canali, uno su YouTube, uno dedicato al lavoro a maglia, e che insomma è un po' minimale ancora, e l'altro invece dedicato a commentare dei libri. Lì non ho ancora mai parlato dei miei libri, prima o poi magari lo farò, lo sto facendo in parte con questo video. E pubblicherò su entrambi questo filmato perché dovrei farne uno solo, ma non so ancora bene come far collegare questi due hobby in modo tale che il canale abbia comunque un senso, anche se a tratti si parla di recensioni di libri, in particolare di libri gialli, e in parte si parla di lavoro maglia. Cos'altro posso dirvi? Credo di aver detto tutto. Chi mi segue su Instagram sa che ho dei nipotini, che molto del lavoro a maglia che svolgo per loro. Sto imparando a pubblicare i miei modelli su Ravelry, non l'ho fatto per tutti, ne avrei una montagna, è un lavoro lungo e anche lì devo valutare un po' se mi interessa, perché sono arrivata a un'età e anche un momento della vita in cui ho veramente voglia di fare solo quello che mi piace, che mi diverte, nel limite del possibile ovviamente. Vi presento l'ultimo maglione, questo tutto lavorato da me, è un cardigan, lo vedete. Vi faccio notare i bottoni, sono di madreperla e sono davvero vintage, nel senso che sono recuperati da un vecchio vestito di mia nonna, immagino. E sono di madreperla e non di plastica. Il maglione, no, il cardigan, scusate, come vedete. Non è ancora finito, manca ancora una manica. Qui c'è quella che ho finito per poter mettere il modello su Ravelry. Volevo anche per la prima volta provare a farlo testare. È molto semplice, si fa in fretta. La lana è una lana facilissima da lavorare.
ve la faccio vedere, è una lana islandese, mi sono appassionata a queste lane islandese, adesso ve la faccio anche vedere, scusate. Eccola qua. Eccola qua. Lì. Hop. Ecco, non sono ancora bravissima. Ecco. Si chiama Alafos Lopi, spero gli islandesi mi perdonino, della Lopi, è caldissima, è molto facile e molto bella da lavorare ed è di grande effetto quando si tratta di fare dei punti. Lì c'è tutta la mia scorta di lana insieme ai libri. Naturalmente i libri che ho non sono solo quelli contenuti in questa libreria qua, ho altre, una, due, tre, ho altri, direi tranquillamente 4 metri, 5 di libreria a più piani dell'IKEA nelle altre stanze. Cos'altro posso dirvi? Niente, questa dove la stanza da cui vi sto parlando è la stanza, è lo studio, diciamo, di mio marito, è la stanza anche che usiamo per far giocare i bambini quando vengono su da noi, e mentre la stanza in cui lavoro a Maglia tendenzialmente è la sala, e la stanza dove invece lavoro al computer è la mia camera da letto, perché lì c'è una scrivania con una bellissima finestra che dà su Clarissa, la betulla, di cui io ho parlato già tante volte, anzi vi ho fatto vedere le foto o i reel su Instagram. Unirò a questo filmato un giro del giardino che ho fatto stasera prima che diventasse buio, oramai sono le 5:20, ma è già buio e poi sta nevicando da stamattina, anche se non si sta fermando ancora molto la neve, e è piuttosto bagnata. Unirò questo giro del giardino e la presentazione di quelli che sono i due animali che ho con me e che seguo, il maltesino Nalu e il coniglietto Felicia, che non è mio. E dei miei nipotini in realtà, ma sovente lo apro e lo chiudo e gli do da mangiare io. Va bene, spero di essermi presentata. Se qualcuno ha un'idea da consigliarmi, perché non voglio rinunciare, la sostanza è che non voglio rinunciare né alla parola piccola, né alla frase piccola biblioteca di montagna, né a PM il mare, quello che è così, è il mio. Per ridere, marchio del lavoro a Maglia, che è PM Tricò, PM sarebbe il mio nome, Paola Maria Emilia. E non so come metterli insieme, e non so come mettere insieme un canale unico. Questo che vedete che indosso è uno dei primi maglioni che ho fatto oramai parecchi anni fa, molti anni fa, con una lana tutta variegata, vedete i colori, ho usato diversi colori. Poi lo sapete che ho altri almeno due maglie bloccate, ferme, una di un altro designer che prima o poi finirò per questa primavera di sicuro, e invece un altro modello creato da me del quale non sono soddisfatta, quindi ci sto lavorando attorno. In realtà adesso sono presissima dal fare guantini senza dita, perché me ne hanno commissionati amici, familiari, parenti, una gran quantità, e quindi sto lavorando a quello. E poi ho rimandato la scelta se fare l'avventura numero 2 del commissario Eva Graneris a gennaio. A gennaio deciderò se mettermi lì a scrivere questa seconda puntata, diciamo così, del commissario Eva Graneris. Anche lì c'è una ricerca storica dietro che sto facendo in questi mesi, va bene? Adesso vi ringrazio, vi abbraccio, grazie a tutti. Ciao ciao.